sono venuta a Londra per seguire il nostro nipotino, non te puoi chiamare per i tuoi problemi ogni 2 minuti. Senti, nel materasso di uomo pensi che sipia, che ti chiama sopra i miei problemi? Io volevo avere novità del mio nipotino. Davvero? Beh, e ora questa che ho proprio da contarti. Ieri gli ha fatto un sorrisone col gavisto, so mamma. Ascoltami, taci un attimo, no? Niente, ho un problema con la lavatrice, se te potevi aiutarmi perché è piena di bottoni. Io sapevo, guarda, oggi tocca la lavatrice. Sta attento, dimmi che programma che ti ho messo. Hai a Dio guardare Eredità. Sua lavatrice insieme mio. No, no, mica schermo a lavatrice, ma non ho neanche il telecomando, come faccio a guardarla qua? Duilio, aspetta, Tasi, ascoltami. Allora, oltre ai mudande che ho altro da lavare. E magliette, di che colore sei queste magliette? Verdi. Come verdi? Te che sono magliette bianche onerti. Io devo tagliare l'erba, mi sono invertagato. Guarda, pa' chi che si è morto il signore. Quindi te che da guardare, è il colore di partenza, non il colore che si sono smerdate. Ah. Di che colore erano? Bianche. Bianche, e ora metti cotone. Come faccio a mettere cotone? Vedi tu il cassettino. Quello del mobile e del legno attaccato alla lavatrice? No, perché quello della lavatrice in parte che c'è una rodea che c'è scritto cotone. Ah, sì, era qua. Bene, e ora guarda quanti gradi sono. C'è vento, sarà 15-16 gradi massimo. Ma no, fuori seminio, sono lavatrice e te a guardare quanti gradi che ti dice. Te devi schicciare fin 60. Sì, ho capito. Dai. 1, 2, 3. Ma non sai che te chiede a pigionare sulla lavatrice 60 volte? Ebbene, te chiede così un bottone che te chiede a schicciare di fuori 60. Dove sei il bottone? In parte il cassettino. Quello del mobietto del legno della lavatrice? No, quello del mobietto del legno della lavatrice! Non te chiede a guardare il bottesiglio fare la lavatrice, non te chiede a guardare il mobietto del legno, te chiede a guardare la lavatrice, te chiede a guardare. Allora qua. Adesso te chiede a mettere il detersivo. Ah, sì, aspetta. E la morbidente. Sì. Ecco, adesso schiaccia avvio ritardato. Non posso farla partire subito. Scusa, mi sono espressa male. Schiaccia avvio, virgola, ritardato. Io mi penso di aver fatto tutto, ma come si fa a capire quando finisce? E a suona? Cosa? E a chitarra? E la lavatrice suona a chitarra e canta l'Anna del Re. Anche se ho messo cotone. Ma il semenio, no? Cosa ha avuto che la lavatrice si mette a cantare? Fa un suono normale, tipo beep. E dopo il beep cosa vuoi da fare? Lasciare un messaggio. Salve, sono Duilio Scantamburlo e sono il semenio. Cosa ha avuto fare dopo il beep? Te tirare fuori roba qua che ha finito. Che roba? E mudande a roba oltre inverdegata che hai buttato dentro? A me non ho buttato dentro niente. Ma scusami, non te che hai buttato dentro la lavatrice a roba onta? No, non mi hai mica detto te. Te mi hai detto butta il detersivo e l'ammorbidente. Non mi hai mai detto di buttare dentro la roba onta. Che a me era venuto sospetto, ma non ti ho indomandato perché avevo paura di sembrare stupido. No, Duilio, non te che avere paura di sembrare stupido. Ti sei stupido! Sì, però scusami un attimo, io sarò anche stupido, ma te non sai mica spiegarti bene, devi imparare a spiegarti meglio. Strappati le orecchie un secondo. Duilio, come che diciamo a Londra, you kill you. Eh? Copate!